Signore e signori, nell'ultimo video che dedicai a Babylon's Fall nel 2019, quando il mistero era intrigante e le aspettative accattivanti, l'ipotetica e mai confermata presenza di Yoko Taro nel progetto aveva portato ad un divertente e interessante approfondimento su come l'ambientazione, i toni e la presentazione della lore del mondo in cui avremmo giocato richiamavano molti elementi dell'universo di Drakengard, partendo proprio dalla timeline con cui venne presentato il gioco. Il racconto accennato di eventi catastrofici disseminati con distanze temporali di secoli, in un'opera che all'epoca richiamava sia Taura sia Saito, rispettivamente game designer e producer di Nier Automata, creava una nebbiosa e giocosa aspettativa. Conclusi però il video sperando che l'interesse che ci aveva infuso lo scheletro dell'ambientazione, della storia del mondo, indipendentemente dalla partecipazione di Yoko Taro, non si rivelasse una mera suggestione di cui eravamo noi stessi colpevoli. Per dirla in altri termini, Babylon's Fall non ci aveva promesso ancora niente di concreto, ma nonostante questo, oggi mi sento comunque come qualcuno che si è appena ritrovato una promessa tradita e un'aspettativa e una curiosità in frantumi. Mi sono sentito deluso e volevo assolutamente condividere il mio pensiero con voi per sentire anche le vostre risposte, così da confrontarci e magari persino confortarci. Non amo fare un processo di demolizione di un gioco, figuriamoci uno preventivo. In un'epoca in cui siamo abituati a farci dire dai soldi investiti nella pubblicità, classica o tramite social che sia, se un gioco è bello o meno, piuttosto che dalla qualità effettiva testata con mano, è doppiamente importante avere una mentalità aperta e uno spirito critico sempre vigile. Per questo ho comunque deciso di iscrivermi alla beta del gioco, in modo da portarvi a tempo debito conferme personali e più accurate dell'esperienza, ammesso e non concesso mi prendano, sia chiaro. Tra parentesi, voleste provarci anche voi, vi lascio il link in descrizione. Però è innegabile io sia rimasto molto deluso. Perché? Scopriamolo. Alla conferenza Square Enix dell'E3 2021, il trailer di Babylon's Fall parla di un gioco dannatamente diverso da quello che mi era sembrato. Non voglio soffermarmi sulle differenze tecniche. Il breve giocato del 2019 appariva più pulito e veloce di quello mostrato oggi, ma la comparazione è in realtà fallata, perché sembra davvero di guardare un gioco diverso. Se il gameplay non era particolarmente ispirato, ma aveva del potenziale, ora come ora non solo direi che non si è allontanato dal blocco di partenza, ma anzi quasi ha fatto qualche passo indietro per ridimensionarsi. Il filtro grafico che disegna la scena, una sorta di pennellata continua che vuole dare l'idea di un dipinto ad olio, è una scelta stilistica particolare ma ancora molto, molto migliorabile, già che al momento rende difficile persino notare possibili particolari. È però vero che potrebbe sposarsi comunque bene con la dinamicità richiesta dal titolo e con l'ambientazione in cui si pone. Il fatto è che tanto il ritocco grafico quanto l'appiattimento combattivo sono plausibilmente figli dello stesso problema: rendere in gioco un game as a service, ovvero un multiplayer cooperativo, se non anche competitivo, con aggiornamenti costanti, eventi a tempo limitato, microtransazioni e season pass. Un progetto come Destiny, The Division o Anthem, per capirci. Un modello che di suo non ha nulla di male, ma decisamente non era la speranza che divampava per il misterioso, sussurrato e atteso Babylon's Fall. Ora, la prima nota accattivante del titolo era stata appunto la presentazione della lore su cui si sarebbe basata l'avventura. Era solo accennata, scandita da eventi distanti tra loro e concept art medievaleggianti, ma era riuscita ad accendere curiosità ed entusiasmo verso una narrativa che sembrava volersi mettere in primo piano. Si racconta dell'antica scoperta di un'energia sconosciuta chiamata Oversoul, avvenuta nell'anno 5000, che dopo esperimenti vari aveva permesso all'impero di Elos di sviluppare delle armi che ne facessero utilizzo. Immagino una sorta di antenati di quegli apparecchi sulla schiena dei personaggi che vengono chiamati Gideon's Coffin. L'Oversoul cristallizzata viene usata da veggenti per predire il futuro con più limpida precisione, tanto da scrivere l'Ephesian Book, un libro delle profezie dove, come è logico aspettarsi, finiscono a descrivere un'oscura catastrofe. E per dar loro ragione scoppiano continui focolai di ribellioni tra le classi basse del popolo, che si vedono costantemente sottomesse e abusate da coloro che detengono il potere derivante dall'Oversoul. Dagli scontri cittadini si passa alle rivolte, dalle rivolte alle guerre civili. Dalle guerre civili si arriva ad una guerra mondiale, che disgusta gli dei a tal punto, dopo 200 anni dalla scoperta dell'Oversoul, da scatenare la loro rabbia sul mondo dei mortali. A quel punto, per salvare l'umanità sul ciglio dell'estinzione, nasce una nuova dea, Gaia, che crea un nuovo mondo per dare agli uomini un'ultima occasione di salvezza.
i reduci di tutto quel cataclisma abitano questo nuovo mondo, conoscendo finalmente un lungo periodo di pace. Gaia viene adorata e amata, e per fomentare la fede in lei, l'alto prete Darius istituisce gli Scholar of Gaia, un concilio ecclesiastico che in meno di 10 anni dalla propria fondazione comincia a giustiziare i non credenti e gli infedeli. E così, senza troppe sorprese, grazie ad una guerra santa tra gli Scholar of Gaia e i superstiti dell'impero di Helios, anche il nuovo mondo finisce tra le braccia di massacri e ingiustizie. Ma quali che siano gli ordini che si sollevano per intervenire nel caos o i personaggi che cercano di ristabilire l'ordine, le guerre continuano fino al giorno del giudizio, quando Gaia si rivolta contro l'umanità che aveva salvato, evidentemente rimpiangendo i suoi antichi propositi. Per fronteggiare l'odio della dea e delle sue legioni, nascono i Nomad. Nell'anno 5500, esattamente mezzo millennio dopo l'inizio di tutto questo percorso epocale, l'umanità, guidata dai Nomad, si scaglia contro Gaia, rispondendo alla sua guerra divina. Qui è dove sarebbe cominciato il gioco, con il gruppo di 4 Nomad che avrebbero scalato la strada verso la dea mentre scoprivano contemporaneamente la verità sui mondi, dal vecchio al nuovo. Sia chiaro, non dico che l'intero concept sia stato buttato e riscritto, è plausibile sia ancora tutto lì. E anche un game as a service può avere un'ottima trama, o una lore stratificata e curatissima. Basta pensare al world building di Genshin Impact, che per quanto sia anatema associarlo ad un titolo come Dark Souls, ne condivide parte della narrativa silente che sfida le indagini del giocatore attraverso descrizioni, menzogne e antiche leggende spesso lasciate alla ricostruzione del giocatore stesso, piuttosto che allo spiegone di un qualche NPC. Babylon's Fall mi aveva suggerito implicitamente di essere un mondo con una narrativa misteriosa e fantastica, e mi ero convinto di potermi immergere nella storia di personaggi vissuti in quel mondo e di amarne la profondità e lo spessore. Uno spessore che non trovo semplicemente credibile si possa adattare a qualsiasi personaggio personalizzato per il multiplayer cooperativo o competitivo tramite leaderboard. Inoltre, avrei potuto scoprire quella storia e scontrarmi con ondate semidivine godendo di un sistema di combattimento ben migliore di quello di Automata, che lo poteva anche prendere come base, ma lo espandeva, velocizzava e rendeva più complesso. Ancora una volta, in un multiplayer online l'azione va rallentata, come già notiamo dal trailer, e semplificata probabilmente, considerando la scarsa incisività degli impatti dei colpi e l'apparente mancanza di reazioni a elementi o magie che differiscano dal semplice tartassare il nemico finché non crolla per sfinimento. La varietà di armi utilizzabili, al momento ignota, difficilmente potrà comparare i virtuosismi che avremmo potuto imparare in una sfida da giocatore singolo, dove tutto il focus era sul reggere la baracca sopra un personaggio, qualunque fosse quello utilizzato sul momento, e l'ambientazione in cui era incastonato. In un game as a service la priorità è un'altra, quindi le carte in tavola cambiano completamente. Il focus non è più nel condensare l'esperienza emotiva e divertente in un gioco con un inizio e una fine ben precisi e finalizzati a dare il meglio in quella precisa parentesi di avventura, ma è piuttosto nell'allungare il più possibile la presenza del giocatore a rimanere sul servizio suddetto, e quindi la storia si deve annacquare e frammentare affinché nuovi capitoli e nuovi eventi possano arrivare, e la priorità del gioco diventa il loot in compagnia. Babylon's Fall ad oggi è dichiarato un online multiplayer action RPG, dove possiamo vestire i panni di una Sentinel, ignoro se legata o meno ai Nomad di cui si parlava anni fa, e affrontare feroci nemici e terribili dungeon insieme ai nostri compagni mentre cerchiamo di raggiungere la vetta dello Ziggurat, la raffigurata torre di Babylon da scalare in gruppo piano dopo piano e boss dopo boss. Avrà aggiornamenti gratuiti ed eventi a tempo limitato, così come season pass e microtransazioni. Quindi una sana paura di veder sostituita la mia speranza di immergermi in una storia profonda, misteriosa, fatta di indizi e scene curate, con una raccolta di documenti da trovare per strada in un dungeon crawler cooperativo, mi sembra abbastanza realistica. Di nuovo, lo ripeto, niente di male in questo modello di gioco, e anzi, magari Babylon's Fall sarà il più bel fantasy game as a service degli ultimi anni. Ma non è quello il punto è che non è ciò che doveva essere. Per aggiungere al mio lamento qualcosa di positivo e che invece di deludente ho trovato piuttosto piacevole, va detto che il character design è molto particolare, abbastanza unico, anche se richiama un poco alcune memorie di Dragon Age Inquisition, ed enfatizza parecchio il connubio che Tajima voleva dare tra ferocia combattiva ed eleganza barocca. Tajima, come ho scoperto in questa occasione facendo una ricerca sullo stile grafico rinnovato, è anche responsabile del concept art dell'intero mondo di gioco,
così come sua è la soluzione di patinarlo con quei colori da dipinto ad olio per dargli un'aria in parte storico-medievale, in parte più dinamica ancora. Quindi, perché trovo Babylon Fall una dolorosa delusione? Perché, come un bambino che batte i piedi, non è quello che volevo io, nemmeno da lontano. Avevo sognato un gioco che sfruttasse un combat system frenetico e calibrato meglio di Nier Automata per condurmi attraverso una narrativa coinvolgente anche senza l'intervento di Yoko Taro. E adesso quel sogno si è allontanato da me.